Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador per Posh Chalk e Voodoo Band. Oggi voglio raccontarvi il restyling realizzato su questa cassettiera, assolutamente anonima e un po' scialbetta, diciamolo pure. Non è eccessivamente rovinata, se non per qualche graffietto qua e là. Guardandola appena arrivata in laboratorio mi ha subito ispirato ad un preciso tipo di restyling. Boho Grunge, e questo è il sapore che voglio dare a questo mobile. Fregio Voodoo Band per dare un po' di movimento su uno dei cassetti, su quello superiore. Blending su base materica è uno stencil variopinto con i colori Magic Paint. È un effetto logorato e un po' trasandato con il gel craclé Posh Chalk e la patinatura a cera con le cere Magic Paint. Vi elencherò man mano i prodotti che ho utilizzato in questo restyling, di cui troverete l'elenco in descrizione e il link al sito per poterli reperire. Dopo un'accurata e precisa pulizia con acqua ammoniaca e bicarbonato per preparare la struttura a ricevere la pittura, passo subito all'applicazione del fregio. Ho scelto il fregio decorativo Foliage di Voodoo Band. Il codice è WUB1221. Per la sua corretta applicazione bisogna seguire 5 passaggi. Innanzitutto scaldare il fregio fino a raggiungere la sua massima flessibilità. I fregi Voodoo Band hanno tutte le caratteristiche del legno e quindi possono essere trattati come si fa con il legno, ma hanno un punto di forza in più, la loro flessibilità. I fregi Voodoo Band, se scaldati, si flettono fino a diventare estremamente malleabili, tanto da potersi adattare a qualsiasi tipo di superficie con molta molta facilità. Distribuisco il calore uniformemente, muovendo il phon e rigirando il fregio su se stesso un bel po' di volte. Questo fino a quando non diventa flessibile. Il tempo che il fregio impiega a flettersi dipende dal suo spessore. Nel particolare questo è abbastanza spesso, quindi ci vuole un po' di tempo. In compenso, proprio per il suo spessore, tratterrà il calore per più tempo rispetto ad un fregio più sottile, per cui sarà gestibile senza il continuo uso del phon durante l'applicazione. Il secondo passaggio. Stendo un abbondante e uniforme strato di colla vinilica per legno sul retro del fregio. La stendo con un pennellino, ma anche con le dita va bene lo stesso. Il terzo passaggio. Posiziono il fregio come ho stabilito. Il quarto passaggio. Scaldo nuovamente distribuendo bene il calore su tutto il fregio. Il quinto passaggio. Presso bene il fregio sulla superficie per farlo aderire bene, facendo uscire la colla in eccesso, ma soprattutto le bolle d'aria. Questo passaggio è fondamentale per garantire il corretto e soprattutto duraturo ancoraggio del fregio sulla superficie, e proprio per questo bisogna dedicare a questo passaggio un po' di tempo, con pazienza, senza avere fretta. Man mano che la colla in eccesso fuoriesce, con un pennellino e un po' d'acqua la rimuovo asciugando la superficie con il panno. Ed ecco la mia cassettiera pronta per il prossimo step. Beautiful sarà la base materica. Monsieur, Brocante, Sugar Paper e Delice di Magic Paint saranno i colori che andrò a sfumare con la tecnica del blending. Aggiungo a Beautiful 3 cucchiai di sabbia per ottenere una pittura corposa e ruvida. Con il pennello Black King di Magic Paint stendo la pittura picchiettandola su tutta la struttura. Questo pennello è particolarmente adatto alla stesura materica della pittura a gesso, grazie alle sue setole lunghe dal fusto ovale che si pareggiano all'estremità. Questo permette al pennello di gestire meglio la corposità della pittura,
è di inglobarne molta di più e quindi avere una stesura più omogenea. La base materica è fondamentale per ottenere l'effetto trasandato che voglio dare a questo mobile, tipico dello stile grunge. In realtà l'arredamento grunge, che cammina a braccetto con lo stile industrial, ha una palette in genere di colori più scuri, ma quello che voglio prendere da questo stile è il suo aspetto trasandato, apparentemente poco curato e disordinato, da accostare all'aspetto allegro e colorato dello stile boho, che ai suoi colori neutri e naturali di tessuti e materiali spesso combina colori accesi e contrasti forti dal sapore un po' hippie. Ovviamente tutto questo è una mia rivisitazione, riproponendo in maniera molto libera e personale, in base alla mia sensibilità e al mio gusto, come dire, questi aspetti di questi due stili, senza inscatolarmi troppo nei canoni stilistici. Questo ci tengo a sottolinearlo. Per dare ancora più matericità e ruvidezza alla superficie, spolverizzo sul piano a pittura ancora bagnata un po' di Magic Star, che vado poi a picchettare con il pennello, creando questo effetto bucciato che darà ancora più enfasi alla successiva patinatura. Una volta ultimata la stesura del colore materico, passo alla stesura dei colori. Messier sulla parte bassa, a salire brocante, sugar paper, e sulla parte alta, compreso il piano superiore, andrò di Delice. Questo bel gruppo di pennelli per stendere i colori, ne utilizzo uno per ciascuna tinta. Il pennello a punta per entrare bene negli intagli dei fregi e il pennello neutro per sfumare i colori. In questa prima fase darò la stesura del colore senza sfumare le varie tinte. Questo mi serve, questa prima fase, per stabilire le fasce di colore e, bene o male, il confine di ciascuna gradazione. Una volta data la mano dei colori principali, passo al blending. Nebulizzatore e panni asciutti per cominciare il blending, ovvero la sfumatura. Questa sarà la seconda e ultima mano. Parto da Messier, nebulizzo un po' d'acqua sul mobile e con il pennello carico ricopro l'intera parte. Parto dal basso e, mantenendo sempre ben fluida la pittura, vado a sovrappormi al colore soprastante, il brocante. Passa brocante, nebulizzo un po' d'acqua direttamente sulla cassettiera. E partendo dall'alto questa volta, ricopro tutta la parte con il colore.
Nebulizzo di nuovo e porto il colore più chiaro verso la parte più bassa, sovrapponendolo al colore più scuro, quindi a Monsieur, cominciando a sfumare le due tinte, facendo attenzione a non lasciare accumuli e a rendere la sfumatura uniforme anche in prossimità dei pomelli e della cornice. Riprendo Monsieur, nebulizzo un po' d'acqua e lo sovrappongo a brocante. E ancora, riprendo brocante, nebulizzo e lo porto verso Monsieur. Ripeto questa operazione fino a che i due colori non saranno sfumati in modo uniforme e graduale, aiutandomi con il nebulizzatore per fluidificare la pittura. Con il pennello neutro fondo insieme le due tinte, nebulizzo e con mano molto molto leggera accarezzo la superficie con movimenti orizzontali, da sinistra a destra e viceversa. È importante, man mano che si utilizza il pennello neutro, ripulirlo per lasciarlo quanto più neutro possibile. Nebulizzo di nuovo e con movimenti obliqui continuo a sfumare, chiudendo infine di nuovo da sinistra a destra e da destra verso sinistra. Ripeto il medesimo procedimento con gli altri colori, sfumando gradualmente brocante con sugar paper e sugar paper con Delice. Chiudo il procedimento sempre con il pennello neutro, quindi ciascuna fascia di colore va sempre sfumata con il pennello neutro e, laddove io ritengo opportuno, andando a ritoccare un colore piuttosto che l'altro dove voglio che questo sia più visibile. Come in questo caso il Delice, che essendo il colore del piano superiore, voglio sia più presente anche sui cassetti per dare una maggiore continuità. Per realizzare la tecnica del blending e per far sì che possiamo ottenere una buona sfumatura, dobbiamo tenere conto di tre cose. Innanzitutto una giusta quantità di acqua per fluidificare la pittura. Il nebulizzatore in questo ci aiuta molto a dosare bene il quantitativo di acqua. Se diluissimo direttamente il colore, magari si rischierebbe di esagerare e di danneggiare la tenuta della pittura stessa o ancora di variarne l'intensità della tinta. Con il nebulizzatore invece possiamo controllare meglio la quantità d'acqua, che deve essere giusto quella che serve a fluidificare leggermente il colore e a farlo scorrere. Un altro fattore di cui tenere conto è la manualità. La pennellata in fase di blending è davvero molto molto leggera, è quasi una carezza. Questo agevola la fusione dei colori che, altro fattore importante, non devono essere troppo abbondanti sul pennello. Se quando stendiamo il colore sulle superfici il pennello deve essere ben carico per garantire una buona coprenza, quando si realizza il blending, al contrario, il pennello deve essere appena macchiato di colore. In questo modo avremo una migliore e più semplice gestione della pittura ed una sfumatura più omogenea. Vi consiglio di tenere i pannetti sempre a portata di mano, anche per i pennelli con cui stiamo sfumando i colori, quindi non solo per il pennello neutro ma anche per il pennello che destiniamo a ciascun colore. In questo modo aiutiamo a mantenere le setole pulite man mano che i colori si fondono l'un l'altro e non rischiamo di sovrastare la sfumatura di un colore piuttosto che di un altro. Asciutti o leggermente umidi non fa differenza, almeno per me, io mi trovo bene in entrambi i casi. Ho pensato di decorare i fianchi del mobile con uno stencil Geometric Vintage della linea Magic Paint. È una fantasia molto versatile e la trovo adatta all'idea che ho in mente per questo progetto. Voglio usare dei colori che siano a contrasto con la base in blending e ho scelto Beautiful, Profumo d'Oriente, Lucky Forest e Cherie di Magic Paint.
Una volta terminata la decorazione, passo alla levigatura. Uso una carta abrasiva di grana abbastanza grossa, perché voglio usurare abbondantemente la superficie, spegnendo un po' la vividezza dei colori che ho utilizzato per la decorazione e facendo riemergere il colore di base e in qualche punto anche il legno. Per usurare ulteriormente la superficie utilizzo il raschietto a goccia, utilissimo per scrostare angoli e profili in maniera più accentuata. Ripulisco dalla polvere di levigatura e passo all'applicazione del set Craquelé di Posh Chalk. Crackling Gel e Crackling Enamel di Posh Chalk è un kit composto da due componenti. Il gel craquelé, che verrà steso come base, e il crackling enamel, una finitura che verrà stesa in un secondo momento, che a contatto con il gel, con il crackling gel, comincerà a creparsi. Stendo il crackling gel solo su alcuni punti dove voglio che si creino le crepette. Lo faccio picchiettando il pennello sulla superficie in modo da ottenere successivamente delle delicate crepe a ragnatela. Perfettamente asciutto il crackling gel, passo alla stesura del crackling enamel. Questo è uno smalto che a contatto con il gel, dicevo, reagisce spaccandosi e formando delle piccole crepe che prenderanno risalto nella successiva fase della patinatura a cera. Passo il crackling enamel solo sui punti in cui ho steso il gel. Lascio asciugare e passo alla patinatura. Sweet Milk, la cera bianca, Elegance, la cera nera e la leggendaria, la cera neutra di Magic Paint per patinare e sporcare la superficie per ottenere un effetto usurato e vissuto. Comincio con la cera nera, ne prelevo un po' con il pennello e la stendo sulla superficie. Procedo poco per volta per gestirla meglio ed evitare che macchi troppo. Se la stendo tutta in una volta è ovvio che questa andrà via via ad asciugarsi e macchierà di più, quindi mi aiuto gestendola poco per volta. Con un panno tolgo l'eccesso e dove ritengo di togliere ancora più cera intervengo con la neutra che mi aiuta a rendere più fluida la cera colorata e quindi a rimuoverla con più facilità. La cera nera andrà ad evidenziare le crepe del craquelé e gli intagli del fregio, donando un effetto invecchiato sì, ma dal sapore contemporaneo che ben si sposa allo stile che voglio dare alla cassettiera. Con la cera bianca, la Sweet Milk, oltre che a schiarire dove ritengo opportuno farlo, creo delle zone dove il colore sia più ovattato e polveroso. Questo per amplificare l'aspetto invecchiato del mobile. Vi ricordo che troverete
l'elenco di tutti i prodotti utilizzati in questo restyling e il link al sito dove poterli reperire. Ed ecco Beau Grange, una personale rivisitazione di due stili accomunati dall'anima semplice, informale, calda e naturale. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!